Ok, adesso mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite adesso? Ragazzi, avevo semplicemente l'audio staccato, non vi preoccupate, un attimo. Tutto a posto, tutto a posto. Perdonatemi, avevo staccato il microfono prima. E niente, quindi non andava perché giustamente il microfono era staccato. Perché io uso un microfono questo qui a parte perché fa più figo, perché la voce è più calda. Comunque, ragazzi, oggi vediamo un po'. Scena 1, ritorniamo qui, vediamo un po' come ci siamo sistemati. Oggi, come avete letto dal titolo, faremo una fenice. Questo tema me l'ha suggerito Fedreams, Federicuccia. Allora, vediamo un pochettino. Ciao a tutti, vi saluto tutti quanti, siete già tantissimi e non devo perdo tempo, però vi saluto un bacio fortissimo a tutti voi che state a casa come me e come tutta la gente per bene. Attimo di panico. Mi ero perso in casa, Patrizia, esatto. Ragazzi, ma voi se aveste visto il video mio sulle stories potreste capire bene il tutto, ma adesso ve lo faccio vedere perché non l'avete visto, secondo me. Ve lo faccio vedere un attimo. Ciao Noemi, ciao S. Vi faccio vedere il video che ho fatto, che ho mandato prima a Nina e poi a Federica sul nostro gruppo creativo, insomma, e non smettono di guardarlo. Vediamo un po' se riuscite a vederlo. Pronti? Partenza, via. Ce la posso fare? Aspettate, ce la posso fare. Ragazzi, le ferite dell'imperatore sono un must che non si può non conoscere. Cioè, io amo Yzma alla follia. Comunque, ritorniamo. Raga, è l'effetto quarantena, io ve lo dico sempre, purtroppo fa male. Allora, dicevo, oggi faremo una fenice. Mettiamo un po' di musichetta. Quidense, por favor, no salgan de casa, besos. No, no, non usciamo di casa. Ciao, cute. Ciao Fede! Usiamo la nostra bellissima cosplay. Ragazzi, ma ieri per caso avete visto una stories dove vi dicevo che è nato Lampus per chi mi segue su Instagram? Perché se non mi seguite su Instagram non potete essere gli umarziani al 100%. Quindi per seguirmi su Instagram dovete andare su Instagram, dovete farvi un account se non ce l'avete e trovarmi come Umarz Polymer Clay Artist o Umarz Channel. Mi trovate sicuro al 100%. Ciao Rosa, allora la sfida di oggi, perché io, per me ogni volta che creo qualcosa è una sfida. Non so se vi ricordate le finici che ho fatto fino ad ora, come le ho fatte. Hanno fatto bene Paola, ci vuole l'esercito, così la gente non esce più di casa. Secondo me è la cosa migliore da fare, perché è così che si deve fare, appunto. La gente deve capire che si deve stare inchiommata e cioncata in casa. Vi ricordate le mie fenici, dicevo? Le mie fenici sono andate molto, molto, sono molto piaciute e di conseguenza io farò una fenice, però questa volta più piccola. Ciao Nini! Fanny! No, Fanny, Fanny. In inglese si chiama Fox. Allora, io ne ho fatta una che era di queste dimensioni più o meno, la prima. La seconda l'ho fatta per miniaturità ed era così. La terza sarà molto, molto più bella. No, Lindsay Starling. No, fa un concerto level 8 su IGTV, oh mio Dio. Raga, grazie per questa cosa, io amo Lindsay. Anche Nina l'ama tantissimo, tra parentesi. Allora, la testa mi sembra già abbastanza piccola, però forse è più piccola. Grazie Nini, grazie Giadina. L'esercito, ragazzi, è arrivato ovunque, sta arrivando. Grazie, ragazzi, questa maglietta di Hogwarts me l'ha presa. Mi alzo così,
Yasmina Angeloni, che si occupa di prendere tutte queste cose sfiziose, visto che abita a Londra e qui tante cose non arrivano, si occupa lei e le compra e niente, io le compro da lei. Allora, facciamo un buco per gli occhietti. La cosa importante è questa, la prima cosa. Buchetto per il becco. C'ho un po' di bianco. Ciao Ramonda Rimano, ho scoperto per caso una live di prima del canale di Nina, ho scoperto un altro artista bellissimo anche a Harry Potter e tutto il mondo fantasy. Ah, fantastico ragazzi, comunque vi dicevo, avete visto le stories, è nato Lampus e se fate i bravi e mi ricordate, io ve lo farò vedere più tardi, a fine live, ve lo farò vedere tutto per intero. Io non credo che lo venderò ragazzi, non lo so, sono ancora un po' in forse, sono totalmente innamorato, se vi è piaciuto Tronus, l'altro draghetto peloso, poseball, impazzirete per Lampus, fidatevi di me. Fidatevi di me perché è bellissimo, è leggermente più grande, ma sembra ancora più vivo, è una cosa assurda. Ragazzi, voi preferite vedere solo le mie mani o anche io che parlo? Perché molte persone magari si disturbano a vedere tutte e due le cose, non capiscono e si perdono, quindi magari se volete tolgo. Soy Mabi, Mabi, oh mio Dios, Mabi, ragazzi, è tornata Mabi. Non so se la ricordate, le mie prime live. Tu hai problema con mi cuenta original. Ah, algo del mail che mi ha. Ah, l'hanno hackerata, cavolo. Gli apri a troma maulli cuenta di YouTube ora. Soy Cutie Cat. Come mi comprimi. Imprendimiento promozione. Ok, thank you. Gracias. Anche tu sei bellissimo. Ma alla fine devo dire, ragazzi, sono un bidet, cioè, mi stanno cominciando a uscire pure i peli bianchi nella barba. Io già qua, cioè, c'ho i peletti capelli bianchi ai lati. Sopra ancora uno, due ne se ne vedono. La tua bellezza, ma la finite. Per favore. Comunque ragazzi, se vi fa piacere sapere questa cosa, oggi sto leggermente meglio. Mi è passato anche il mal di testa che mi era venuto prima. Quindi, niente. Mi sento proprio bene. Niluzza, tutti di nuovo. Sì, tutti quanti qui. È bellissimo il pomeriggio tutti insieme. Adoro questa cosa. Allora, non voglio andare a guardare la Fede Fenici che ho fatto in passato perché non voglio farmi. Come si dice? Però gli occhietti sono troppo piccoli. Io volevo fare tipo la testa. O la faccio più piccola. Sì, la faremo più piccola. No, è bello vedere sia la canzone che ti sta seguendo mentre crea. Ah, ottimo, perfetto. Che bueno che ti corre Zoom. Spero stai bene tutta la famiglia italiana. Così così. So and so. Chissà parla spagnolo, ragazzi, rispondessi a Cutie Cat. È una corona. La corona è carina però. Cioè, a me magari mi uscissero tutti belli insieme, ma tutti a chiazze, ragazzi, sono bruttissimi. Infatti oggi mi devo tagliare i capelli. Pregate per me la macchinetta perché i parrucchieri sono chiusi. Quindi farò da solo, ciaone. Sì, la voglio così piccola, deve essere la testa. E il corpo deve essere questo. La voglio minuscola, ce la posso fare. Anzi, vediamo un po'. Cambio un attimo scena, provo a vedere se riesco a mettere questa un po' più in 3D in modo che voi riuscite a vedere meglio. Fai dei lecchini con la Fenice. No, non mi piacciono, amore. Non mi piacciono gli lecchini. Sai, le cose piccoline, o su draghi o niente. Vediamo un po' cosa riuscite a vedere adesso. Se lo metto così. Ok, tra poco vi faccio vedere quello che vedrete perché secondo me è molto meglio vederla così in 3D. Oh, ragazzi, questo braccio costa la lega di Dio, ma è una figata pazzesca, cioè veramente. Ok, zoomiamo un po'. Ragazzi, hashtag professionalità. Io muoio da solo. Un vibrizzolato. Ma non vedo l'ora, ragazzi, in realtà, perché mi sono fatto anche un esperimento con l'iPad Pro, mi sono fatto tutti i capelli bianchi, mi piace un sacco. Hola, hola, Ires Rose. Ciao zietta, buonasera. E tu li fai tu gli orecchini perché devo farli io?
Oggi ti capi da solo, abbiamo scoperto perché aveva la tuta piena di capelli, non ti dico, ma no, ma come 6 anni, povero, ma come? Ha preso una forbice o la macchinetta, li ha tagliati. Ciao, Archi New York. Archinai, Archinai. Ok, testa questa, ragazzi. Molto meglio così in 3D che vedete anche un po' più, che dite? Penso di sì. Allora, andiamo a fare i buchi per gli occhietti. Saranno abbastanza vicini. Ok. Tuo compagno draghetto è sempre lì che ti controlla. Ah, sì, Norberto, ragazzi. Al momento sta un po' in stand-by. Che facete? Zia, ti amo, mi manchi. Ragazzi, sono più di 2 settimane che non vedo mia zia, è bruttissimo. Perché io già la vado a trovare solo il sabato e la domenica. Poi è passato un sabato, ci hanno messo in quarantena e poi è passato 3 settimane che non ci vediamo. No, con quelli che la punta arrotondata, amore. Povero cucciolo. Ok. Come sappiamo, gli uccelli hanno una testa bella tonda, no? Perfetto. Il corpo. Noemi, no, non verrò, no, assolutamente, ragazzi, io uscirò di casa a febbraio 2021, perché non pensate che faranno tutti questi eventi di nuovo, ragazzi, non voglio essere pessimista, ma anche quando sarà finita, che non ci sarà, che ci sarà zero contagi, ragazzi, non potremo uscire subito di casa. Ma è durissima, che pizza. Vediamo un po'. No, più piccola. Io c'ho solo lei, Ramona, quindi figurati come sto. Come parente. Mio fratello sta in Germania, lo vedo tipo 2 volte l'anno se tutto va bene. Ok. Sì. Diciamo che lo sketch iniziale ci piace, ci gusta come dovrebbe venire. Mamma mia, sarà difficilissimo. Un po' di fil di ferro a portata di mano ce l'ho, sì, vero? Sì. Perché poi dovrò metterlo per fargli stare su la testa. Ragazzi, mi sto portando il mondo appresso. Vabbè, ci servirà dopo, non ci servirà adesso. Ok, cominciamo a modellare la testa, su. Poi per chi non c'era nella live dell'altro ieri, perché ieri non l'ho fatto, ragazzi, stavo un po' giù fisicamente parlando. E per chi ha chiesto prima nella live di Nina cosa, come vada. Praticamente, per chi non lo sa, ho sviluppato, per colpa del nostro lavoro, del mio, di quello di Nina, di tutti i creativi che stanno a casa, abbiamo sviluppato, ho sviluppato la lordosi cervicale, bella potente, cioè un collo dritto che non ha più una curva naturale, la scoliosi verso sinistra, e già, giusto perché voi vedete la mia sinistra, non la vostra, e poi, che c'ho più? Ah, la spondiloartrosi dorsale. Fantastico, cioè tipo l'artrosi alle vertebre del dorso, insomma, sono un po' invecchiate così. Quindi adesso se mi resto bello dritto, cerco di guardare le creazioni da lontano, ho gli occhiali, c'ho anche la lente di ingrandimento volendo, ma a volte è proprio bello mettersi così vicino, vicino, vicino e farle, e crearle. Ciao Alessandro! Yeah, all Italy is in quarantine. Hello Tammy, how are you? Con lo sgarzino, prima che me lo chiediate, questo lo trovate su hobbyart.com. Sì, mo sì, però praticamente stando un po' più a riposo, creando di meno ovviamente, devi stare steso, posso stare un'oretta massimo barra un'oretta e mezza, due per proprio tirare. E niente, puoi stare seduto, poi dopo il resto mi devo stendere. Ma tutto ciò però mi sta giovando, sto molto meglio, senza nemmeno prendere medicine, soltanto facendo esercizi come mi ha chiesto il dottore. Sì, Anna, ho fatto il jackpot, proprio tutta la schiena, guarda, e l'altro giorno col fatto che stai fermo, che poi comunque non possiamo nemmeno camminare, ho i muscoli indolenziti e automaticamente che succede? Che non sei più abituato a camminare, sono andato a fare la spesa, la fila, il Conad qua giù, 30 persone davanti a me, che ve lo dico a fa'. Mentre ci arrivi sarà un chilometrino. Cioè, raga, non mi sentivo le gambe. Proprio come se non le avessi.
come se non avessi le gambe, cioè è bruttissimo. E poi soprattutto la lordosi cervicale ti porta il fatto di stare sempre praticamente come se stessi su una barca, sempre, dalla mattina alla sera. Immaginate svegliarvi con che vi ondeggia tutto, che non è che ma ti senti sempre instabile. Vediamo un po' se questo basta per il beccuccio. No, ne serve un altro po'. Todo mundo, via. Zia, avete finito di cucinare, basta. Oltre c'è mio cugino, ragazzi, pizzaiolo bravissimo a Salerno, è molto rinomato e conosciuto, che giustamente ha il ristorante chiuso, sta facendo i lavori per il suo ristorante, e a casa che fa? Fanno pizza e pane di tutte le maniere, è normale. Vediamo un po'. No, troppo grande, troppo grande. Anzi, io non sono abituato a fare miniature. Però sto giro voglio provarci. Voi che mi raccontate? Io mi sono perso un po' di cose di Ninuzza. Cioè, c'ero in live prima, ma mi sono perso un po' di cose perché stavo sul divano e ogni tanto mi si chiudeva l'occhio. Ma non per Nina, ovviamente. Cioè, siamo diventati tipo soporiferi come persone. Ok, il becco ci sta. Becco, parte di sopra, superiore. Esatto, 3D Lamps. A proposito di 3D Lamps, ho visto il video che hai fatto, molto molto carino, veramente molto bello. La musica veramente un po' angosciante. Peggio di quella che fanno vedere in televisione quando ti dicono appunto di mettere la mascherina, i guanti e di lavare sempre le mani, eccetera, eccetera. Però mi è piaciuta molto bella la lettera, bravo. Ho fatto un bel riassunto dei tuoi lavori, mentre lavoravi a questa de dedica bella, 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 mi è piaciuta, bravo. Sì, mi calavamo, ma non per te, mi calava proprio perché, cioè, sai, ti annoi senza fare niente. Che pizza. Ragazzi, ricordatemi che dopo mi devo far vedere Lampus. La gattina dorme. Dorme, dorme. Al momento sto creando un San Giuseppe in fimo alto 2 centimetri. Sto prendendo. Tu sei matta, Meg. 2 centimetri, San Giuseppe. Già lavori per Natale. Mizzega. Ma che bravi. E non sei la sola. Anche un'altra persona l'altro giorno mi disse: no, io sto lavorando per fare le cose di Natale. L'ansia, io voglio Natale, voglio l'estate prima. Il mio chihuahua di 60 kg è appena atterrato sulle mie gambe, è stato bello con 60 kg. Non è un chihuahua, sarà un alano, tipo un pastore tedesco. Ciao Rosa! Ok, adesso con un po' di pasta me la vado ad attaccare. Vado a fare il contorno attorno alla pallina. Queste qua sono semplici perle nere, ragazzi. Ah, tu lavori solo per Natale? Perché, Meg? Come mai solo per Natale? Sono tante feste tutto l'anno, tante ricorrenze, ricorrenze Wiccan e non, della nostra religione, diciamo, popolare italiana e anche della religione magica. Ciao Monia! Madonna, tra l'altro mi sa che Luigi sta facendo la pizza, sento che sta facendo roba con sento un rumore di scodelle. Sabato stiamo a casa, non c'è manco c'è posto per te stasera, ragazzi. Non c'è manco, c'è posto per te per piangere. Zia, dillo. Ma stasera che fanno? Ciao Darwin. Bello, per carità, ma sono repliche. Cioè, se fosse stato quello normale, nuovo, insomma. Perché ho poco tempo per creare e faccio solo i mercatini di Natale della mia città. Ah, ho capito, ho capito. A quanto viene quotato? Più dell'oro, Nina. Più dell'oro. Far la spesa, a volte è stile da lavoro. Tre persone mi hanno chiesto tutte e tre il lievito, pensando che era una commessa. Muoio, povera, povera Nini. Spero di farla una fenice in un'oretta, eh. Ah, ecco. Su canale 5, al posto di c'è posto per te ci sarà Ciao Darwin. Matti, siamo tutti matti. Vendo solo. Infatti, Nina, guarda che ci avevo pensato pure io. Anzi, io avevo pensato addirittura proprio di aprirmi un supermercato. Perché in tempi del genere i supermercati sono gli unici che lavorano. Ah, è vero, fanno Fiorello stasera, zia, hai ragione. No, se no metto un film su Amazon.
Amazon Prime, c'ho Infinity, c'ho Netflix e adesso ho fatto anche Disney Plus. No, Nino, ma magari non può essere una, è quella l'ultima, l'ottava mi sembra comunque. E praticamente ho fatto anche Disney Plus, raga. Non potevo non farlo, non vedo l'ora che cominci. Poi 60 euro all'anno diviso con 4 persone sono 15 euro a testa all'anno. Pensando che paghiamo 16 euro al mese per Netflix, visto che siamo già in 4, ho detto no, vabbè, facciamoci anche Disney Plus. Brava Nini! Allora, gli uccelli c'hanno, non so se l'avete mai studiate a fondo, io mi metto lì, come vi dico sempre, mi metto lì e studio gli uccelli, le cose, tutti gli animali per poi portarli nel mio mondo. Guardate, c'ha questa cosa qui, un attimo che forse ve la metto anche un po' più a fuoco, ok, e c'hanno questo incavo qui del becco che poi va a diventare, diciamo, vedi, facciamo una fenice, Monia. Una fenice. C'hanno questo incavo bello largo e per il resto si stringe. L'anatomia, come dico sempre. Sì, zia, caffè, ti prego, ragazzi, dovete sapere, quando vado da mia zia è sempre un momento del caffè, una continuazione, non smettiamo mai. Mo lì, chiacchieriamo, vabbè, facciamo il caffè, ok, facciamo il caffè. Dopo 10 minuti, vogliamo il caffè? Ok, caffè. Grazie! Ragazzi, a proposito, se volete abbonarvi a Disney Plus, fatelo adesso che costa 59,99 invece di 69,99 normali, perché per, diciamo, per il lancio hanno fatto questa sorta di sconto di 10 euro, che non è poco. Se andiamo avanti così d'estate, tutti a casa la passeremo. No, piscina, io ho la piscinozza, me la gonfio sul terrazzo, ve lo dico. Almeno quello, non so se avete visto la diretta di ieri, ma io sono fortunato, ho un terrazzo grosso. E posso andarmi a mettere lì quando voglio. Ciao Lalla! Chi è che prende la briga di ricordarmi di farvi vedere l'Ampus? Perché mi dimentico poi. Tutte le cose che facciamo, di cui parliamo, ci scimoniamo e mi dimentico, già lo so. Non vi preoccupate se uscite fuori con il beccuccio in caso vorreste fare un uccellino più là, perché tanto qui poi andremo a mettere le piume e la testa diventerà leggermente più grande. Mensile Disney Plus 6,99, ma non conviene. Non conviene perché alla fine c'è, cioè, un anno, te lo tieni, te lo guardi, costa veramente pochissimo. Se riesci a dividerlo con qualcun altro è meglio. Anche perché se in un mese non ce la fai a vedere tutto quello che c'è lassù. Immaginate il caldo, è vero. Ragazzi, il resta a noi che siamo a casa, diciamo la parte buona e brava di questa quarantena, che evita di andare a trovare parenti e roba varia, di fare cose assurde, se tocca a noi sgridare la gente che vediamo in mezzo alla strada, anche dal balcone. Prendetele a parole, fate prima. Ho notato ora il logo live non è Humans. Sì, no, ma vai, veramente non te lo ricordiamo. Sì, a proposito, stavo pure un po' più giù. E in pratica mi venne in mente quando uscirono le cose di live nella D'Urso, mi venne in mente di fare il logo così per le live ed è bellissimo, adoro, adoro. Ciao Carlotta! Ciao Carlotta, ciao! C'era qualcuno che mi ha chiesto di cantare prima, non... Se canto però ragazzi a cappella, così senza base, perché non posso mettere musica qui. È una vita che è vero, insomma, tu comunque lavori, c'è una figlia, c'è una vita e non è facile, stai ancora lavorando. Oggi stasera ti ha graziato, cucciolotta, madonna mia, quanto si è fatta grande. Allora, andiamo un po'. Nel becco le bestie strane, gli uccelli, hanno quello che vediamo noi, il becco è duro, l'osso, insomma, è solo la parte esterna. Sotto qui di solito c'è qualcosa di più morbido, è una sorta di membrana, non in tutti gli uccelli, però nella maggior parte c'è questa membrana e quindi c'è uno spazio. Lezioni di anatomia di uccelli. Sei tu Carlo, ecco, mi ero ricordato bene allora. Ok. E che cosa devo cantare? Che cosa? Ditemi voi, una canzoncina a volo la cantiamo.
Adesso ci andiamo a fare. Vediamo se riesco a mettervi un po'. Scusate se trema tutto, eh. Ok. Il terremoto. Ecco, se volete una canzone me la dite, io provo a cantarla se sono in grado. Show yourself ancora, ragazzi, e basta. La facciamo molto 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 qualcosa di tipo Million Reason. Ah, bello, Million Reason ci piace. Che figata, sì, dai. Ci sto, Million Reason nella vita. Poi dopo facciamo anche Show Yourself, facciamo una versione unplugged molto intima e molto molto live così. Allora, tutto questo mentre creo, ovviamente, mi raccomando, sapevatelo. Non è facile. Ce la possiamo fare, questo è proprio bronchite. Vedi Anna, vedi, no, scusa, gli uccelli, tu mi dici, mi confermi che gli uccelli sono una sorta di membrana qui e non è tutto becco, no? Allora, non tutti gli uccelli, ovviamente. Ok. Sto un attimo sistemando la cosa sul computer, c'ho chat, pagine aperte, un casino, la musica che arriva. Allora, che vergogna. You're giving me a million reasons to quit, to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you can find the driver, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons, give me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this world on leather. I got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Hola! Le materie per gli esami, auguri, Ether Juice! As the kind of cycle, I look up and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware. But you're giving me a million reasons, about a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. Mi sono perso. Sì. Un attimo che trovo il testo, un attimino. Dove sta? Dove sta? L'ho trovato. And if you send something that you never mean, it's a cause you're giving me a million reasons, about a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray, I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through this world now leather. I got 100 million reasons to walk away. Che bello, Edoardo, but baby, I just need one good one to stay. Baby, I'm bleeding, can't you give me what I need and need? And every heartbreak makes it hard to keep the faith. But baby, I just need one good one, good one, good one, good one, good one. But I bowed out to pray, I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through this world now leather. I got 100 million reasons to walk away. Baby, I just need one good one, and tell me that you need a good one. Baby, I just need one good one to stay. Ooh, stay.
Basta, basta, mi da piangere. Ciao Ronin! Spettacolo Stoble, yeah! Non tutti gli uccelli, vedi? Ho studiato anatomia, almeno io faccio vedere ragazzi perché vedo delle cose in giro. Oggi ho fatto un uccellino! Bleh, uccello storto, ho fatto una doll, il braccio che non ha un gomito. Ragazzi, ci vuole un attimo, dai, un po'. Rilassa molto ascoltarti cantare, wow, sei sicura? Sì, adesso avevo promesso mostrati, la faccio in italiano perché la faccio sempre in inglese. Non ho freddo eppure tremo, perché ormai so, come in un mio sogno, che se proprio qui non mi sveglierò, sento che tu sei quell'amica che io non ho. Sono a casa qui più di quanto mai sarò. Io non lo so bene, te la devo leggere. Di segreti nel mio cuore io ne ho da sempre, sai. Non nasconderti se anche tu ne hai. Mostrati. Cioè, Nina mi sta scrivendo su WhatsApp e non è in live, io la picchio. Rispondi, ti prego, dove sei? A un passo lo so. Giusto? Sì. No, qui o no, sei la risposta che ora avrò ai dubbi miei. Dove sei? A un passo lo so. Ah. Se avevo un'incertezza, ora io non ne ho. Perché sono cattiva? Dai, la versione del cuore sei una bestia. In che senso cuore sei una bestia? Dov'è la parte? Perché se c'è, perché c'è una ragione per essere qui e la scoprirò. Sono unica e diversa. Nessun altro. Ah, è napoletano, no? E che non vuoi per scoprire il perché. Arostai, o cuore te trema, t'aspettava tempo fa. Si ha risposto che scioglie i dubbi miei. Oh, ma chi sei? E perché stonga qua? Dai, rido. Tra l'altro, ragazzi, questa parte, questa versione napoletana la fece all'improvviso un pomeriggio che eravamo su Skype, io, Nina e Federica, Federimus, che vedete in chat. E raga, vi giuro, uscì tutto così all'improvviso, ma le lacrime, fatte vere, arabre un po', non scappa via, ma ora so che il mio passato, apriti un po'. Ragazzi, non potete capire, mi viene in mente il pomeriggio che è successo tutto con questa canzone. Quando ancora non eravamo in quarantena. Ciao Mirko, bellezza, come stai? Sì, stavo facendo la versione napoletana di Mostrati di Frozen, la vuoi sentire da capo? Ti faccio un pezzettino. Arostai! O cuore che trema, t'aspettava tempo fa. Tu sei la risposta che scioglie i dubbi miei. Oh, stai. E perché stonga qua? Poi c'è anche la parte di quella del coro. C'è stanno fiume che porta in sé. Ah, quello che è stato, ah, e quello che non c'è, perde ciò che tu hai amato,
Lacci truate. Basta. Oggi tutti i canterini. Basta, basta. Allora, ragazzi, torniamo seri. Ecco, Nina. Nina, cosa hai mandato sul gruppo di WhatsApp che non potevi dire qui? Adesso lo vogliamo sapere. You wanna... Mirko, però potresti fare una live pure tu su YouTube? Voglio vedere mentre lavori. Questi giorni di quarantena, in qualche modo ce li devi far passare pure tu, dai. Vogliamo un albero nero su YouTube. Frosinone. Fatto che Frosinone è più Napoli centro. Sto mettendo 3 ore per fare questo uccello a forza di farmi cantare. Non mi fate cantare più, vi prego. È meglio, forse. Le 16:40, io ti ho fatto una testa in tutto ciò, raga, non la finiremo mai. Ah, vabbè, sicuro Mirko, sicuramente. Devo creare, voi mi fate ridere. Amore, il mondo è fatto così: si ride, si scherza, si piange. Siamo a casa. Di Michael Jackson, canta l'ultimo. Michael Jackson, ragazzi, Michael Jackson è incantabile. Siete pazzi. Perché mi dovete far fare questa cosa? Sapete, poi il mio punto debole è che io amo cantare. Cioè, le live cantiline. Cioè, non lo so. Si può fare sta cosa? No. Dai, che trovo un attimo sta cosa, vediamo un po', facciamo... oddio. L'epoxy clay della Aves, se sì, cosa ne pensi? No, l'epoxy non l'ho mai trovata, mai provata quella lì della Aves. Non so se è la stessa che uso io, la marca. Forse quella verde blu, intendi quella? Non ci siamo capiti. Boh. No, dai, scegliete una canzone voi, Michael Jackson, e la cantiamo, dai. Perché sennò così mi impazzisco. Se la ricordo, dovrei ricordarla. Allora. Mi serve il fil di ferro da inserire nel corpicino per poi metterlo nella testa. Ma questo è quello super duro o no? Oh no, no. Oddio, perché ho preso un fil di ferro, ragazzi? Lo sapevo che dicevi quello. You're not alone. Devo ricordarmi il testo, non è semplice, aspetta. Ci proviamo. Ci proviamo. Che sta in grigio e bianco come al solito, se non sbaglio. Oddio, non mi ricordo 3D, ma non penso. Io ho usato l'epoxy con la linea nei vasettini di color nero e bianco, insomma, per intenderci. Non mi ricordo manco di che marca sia. La uso pochissimo comunque come genere di cosa. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Something whispers in my ear and say,
you're not alone. For I am, for I am here with you. Though you're far away, I am here to stay. But you're not alone. Though we're far apart, you're always in my heart. You're not alone. Alone. Ok, tacchiamo, basta. Non posso manco farla troppo alta, perché in realtà non posso fare proprio bordello. In realtà. Tu vas tranquillizza. Oh, gracias, pequeña troia. Perdoname, troia, in our language, Italian language, it's not good word. Anzi, perdonatemi, io sono così. Ha vinto con Nick, pequeña troia. Lo dico pure. Ma perché mi c'è sempre sta musica? Ma Fede, non è colpa mia, gliel'ho dovuto dire. Glielo dovevo dire. Non è colpa mia sto giro, anche se sono sempre un po' in chat, mando foto strane a Federica e Nina, loro sono molto piccole e carine, quindi... Fide. Solo sogna male in italiano. Esatto, exactly. Io sono fatto così, ragazzi. Vedo una... Ma se dici così sembrano foto tue. Ah, no, no, ragazzi, no, foto mie. Non capite male. Foto prese dal web che mi inviano, le inoltro anche a Federica e a Nina, dove ci sono cose strane. Stranger Things. Sì, ok, non trovavo la... Rice Rose, no, we are talking about the nick of Pequeña Troia. Troia in Italian is a bad, bad word, ok? So we are laughing on this, but it's all okay, don't you worry. Ok ragazzi, cominciamo a fare le piume. No, non mie, basta con questa storia di foto mie che girano nudo, basta. Non sono... basta. Allora, cominciamo con le piume più lunghe, guardate qui. La prima piuma lunga. Esatto. Sto diventando viola. Guardate loro che le vedono cosa? Ma che com? Ma quando non so, no, raga, non capite male. Perché le mie live? Cioè, dalle live coccolose e carine di Nina si passa alle mie live che diventano sempre osè, sempre osè, sempre così. Non lo so. Ragazzi, Nina e Federica sono felicemente fidanzate. Noi abbiamo un gruppo nostro dove scherziamo tutti i giorni, ci diamo il buongiorno. Le prossime ve le giro, sì. Vedrete che non sono io. Mi fanno morire le reazioni di Nina e Federica, che sono carine, sono come bambine da proteggere. Cosa, Edoardo? Che cosa? Esatto, brava, Anna, è proprio giusto. Un ginepraio.
Ciao Erestel. Ok, la prima piuma è andata e la metteremo giù e farà questo. Servirà un po' da poggiatoio per le altre piume. Crepe, tutte le banane fatte. Chi vuole venire a fare? Wow, grande. Sì, ma mi avete perso da quando mi avete conosciuto. Trovato, insomma, raga. Ecco, Serena arriva con le banane e stiamo a posto. Allora, quindi, cioè, abbiamo tutto. Le prossime piume le faremo un po' più spesse. Se non sbaglio, sto cercando di ricordare come le ho fatte per l'altra fenice. Più piccole. Sì, esatto. Ma sì, ma raga, io mi trattengo pure in realtà, chiedetelo a Nina e Federica, proprio per un contegno umano. Ma io sarei da tipo a mutare, a mutolire su YouTube ovunque se partissi per lidi lontani. Meno male, dai. Almeno c'è mal di stomaco per le risate che ti stai facendo. Dai, mi sta quasi piacendo. Tanto questa qui, ragazzi, poi una volta finita la dipingerò a mano, quindi. Quale contegno? Tu? No, qua sì, Nina, dai, non posso dire tante cose. Dai, siamo comunque davanti alla televisione nazionale, su Rai 1, qua sul canale 5. Mi devo contenere. Esatto, meglio ridere che piangere, raghi, raghi. Cioè, la situazione è grave qua, quindi meglio ridere, fidatevi. Non riesco manco più a parlare. Sto ancora pensando al nick di cosa, ve lo dico. Perché ogni volta che viene live io faccio questa fine, non riesco a smettere di pensare a questo nick. Ho male al cuore. Un pochettino sì, capito? Cioè, più che altro loro non immagino che magari è una brutta parola. Che poi in Spagna ce ne sono tantissime altre di brutte parole, capito? Quindi non. Però glielo spiegai già l'altra volta, quindi gliel'ho detto: non ti preoccupare, quando vedo il tuo nome riderò sempre perché qui è una brutta parola, non proprio bellissima. Insomma, questa. Ok, il ciuffo diciamo di dietro perché poi qui ce ne andrà un altro, è fatto. Dai, chi è che ha pensato? Ma nessuno. Tra l'altro c'è pure in Puglia una città che si chiama così. Cioè, ma la finite con queste banane oggi? Io non lo so, io non lo so, ragazzi. Cioè, banane ovunque. Mi sembra strano che Giada non sta dicendo nulla. Giadina? Dove sei, Giadina? Ok, cominciamo già a vedere, a intravedere una fenice. Banane, uccelli, nicchia, lenti, siamo a posto. Ma questo è. Esatto, Mirko. Ma è pure un cognome fantastico. Ecco, è le stelle che pubblica le banane. Ma perché le mie live devono essere sempre pornografiche? Non lo so. Perciò non vengono bambini? Perciò non mi seguono i bambini? È normale. Invece degli marziani dovrei chiamarvi in un'altra maniera, non lo so. Boh. Che mi è un discorso che io non riesco a creare. Stasera io faccio la pasta a prosciutto e pise. Io sto a fare un uccello.
ragazzi, la gamba. Aiuto, muoio. Dammi la mia. La tua vicina, signora Troia, buongiorno. A Napoli un altro animale. Signora T, buongiorno. Sì, basta, sto morendo, mi sto piangendo, cioè. Basta, vi prego. Posso mettermi anche le mani negli occhi, ho le mani sporche. Signora Troia, c'è un pacco per lei, Amazon. Oddio, mi fa male tutta la schiena adesso. Ho tutti i crampi vari, tutte le tensioni si sono riaccumulate per colpa vostra. Sapevatelo. Lei si è svegliata, ha fatto testa con il bianco. Non so se ci capiamo, mi sta facendo. Non riesco più a creare, la finiamo. La finiamo questa cosa, perché sai, è inutile che vada avanti. Perché viene da Roma la signora? Non l'ho capita questa. Non l'ho capita. Muoio, malo modo. No, vabbè, Nina, che paura addirittura. Faccio vedere come faccio la luccia. Bisbetica, signorina bisbetica diabetica, allora, mi conferma che gli uccelli hanno la spalla, braccio e gomito come noi umani? Che molte persone fanno le ali a partire direttamente da qui. Cosa sbagliatissima, perché c'è un altro osso, ragazzi. C'è un altro osso. Vediamo un po' la grandezza se ci piace. Penso sia perfetta l'aletta di pollo. Mettiamogli i gomiti, perché ci sono. Io immagino Federica in questo momento. La prossima live venite in diretta con me. Dipende da quali cosa. Osso. Non solo hanno quello. La finiamo! Non è un osso poi. Anche Leonardo insegna, ecco. Così anche i draghi, ragazzi, hanno la loro anatomia. Uccelli con le ossa. Ma non hanno solo le piume, tipo. Perché okay, le ali le faccio così, vi faccio rivedere la mia teoria del tutto sulle ali veloci, insomma. Fede, ma la posso ascoltare anche adesso il messaggio vocale? Esatto, le ali di pollo, raga, cioè, immaginatele, le alette. Ve le mangiate. Faccio un piccolo pezzo di pasta molto sottilino e lo ficco a terra qui, ok? Lo metto qui. Poi ci poggio l'ala su e questa parte sotto mi farà da appoggio per le ali, per le piume che farò. Siccome l'ala è molto piccola e non voglio fare troppe ali, anche perché vorrei che rimanesse cucciolo. Abbiamo finito di parlare di piselli e banane, sì? Vero? Ok. Ah sì, posso anche farla sentire qui. Sicura? Aspetta, lo sento prima io. Ma quale? Quello di 1 minuto o di 16 secondi? No, non è questo. Ah, ok, sì, questo lo possiamo far sentire. Mezz'ora, casa Troia. Non ce
faccio più, non sto neanche più continuando a creare. Basta, non ne guardo più le tue live. Non ce la faccio. Molte volte purtroppo la gente non guarda le mie live perché sono troppo. Ok. Piume veloci, ragazzi. Veloci, per modo di dire. Come quelle di prima, ma più piccoline. Anzi, mo le preparo prima. 1, 2, 3. Due piccoline e due piccoline apposta. Mezzoia. Vabbè, dai, le carote ci sta. Già se facevi le cetrioli era peggio, per esempio. Mirko, comunque ti invito ufficialmente a partecipare ad una mia diretta prossimamente. Quando vuoi mi scrivi, dici guarda, sono libero, posso entrare nella tua live e ti metto qui accanto a me sullo schermo. Il cibo, ragazzi, rivela tante cose, i gusti delle persone. A voglia. Vediamo se riesco a mettergli un po' più sopra alla creazione. Ok. I cetrioli dall'insalata, ragazzi, fanno bene le ossa, tutto. Questa musica così allegra che non c'è niente da. I cappelletti. Tutto nasce da lì. Chi ha inventato tutto il cibo? Era un malato sessuale. L'ho sempre sostenuto. Ok, attacchiamo diciamo le prime tre al piume sotto, in modo che danno spessore con questa qui che esce fuori, ne esce una quarta, quasi. Andiamo a mettere una piuma qui e la lasciamo che spunta fuori. Sì, seri, su, basta. Mirko, ti è arrivata la cosplay? Perché so che a molti sta iniziando ad arrivare. Parliamo di cose serie. Non sono più capace di scrivere. Era cerca di fare serie. Sì, l'avevo capito. Si capiva benissimo. Allora. Piuma giù, piuma dentro. Ok, qui faccio sempre un pallino che poi trasformo in una piuma automaticamente, stesso in loco. Sì, Carlotta, magari sì. Facciamo proprio il video dove la finisco con voi direttamente. Ci faccio una sorta di piuma così, stesso qui in loco. E faccio un po' di peletti, di piumette così al volo perché così si fa, basta. E la rendiamo più petalosa. No, Stellina, non ti svegliare, bella di zio. Ok, aggiungiamo un altro paio di piume più piccole qui e un'altra qua su che spunta fuori piccolino. Tutto si parte l'ala petalosa. Tutto parte da una palla, ragazzi. E dai salsicciotti. Sì, guarda, questo è un metodo semplice anche di fare le piume. Molto, molto. Mi è venuto naturale da subito fare questa metodologia. L'ho sempre fatte così, anche se in realtà andrebbero fatte al centro con qualcosa di più spesso per farla più, però va bene così.
vai tu? Mettiamo la piuma qui e la attacchiamo. Così, questo è cosplay, quindi non vi preoccupate, non si scassa nulla. Una un po' più su. E questa un po' più tozza e scemina, che la vado un po' ad appuntire, che sia un po' attozzata. La metto accanto a questa, se la vedete, sì. Tutto ebbe inizio da una palla, è così, ragazzi. Ok? Poi gli facciamo un'ultima piumetta piccolina, ma proprio minuscola. Sul gomito qui. In realtà quella sarebbe la mano. L'osso della mano con le varie ossa, insomma, come il pipistrello, appunto, come il drago o pipistrello. E le ali sono molto simili. Ok, mi aggiusto la piuma. Tutto nacque da un girino. La mettiamo qui, l'altra piumetta, bella carina, un po' all'insù che svolazza. Prendiamo la nostra ala e la andiamo ad attaccare qui. Già sembra un pulcino, no? Adesso che dite? Mettere un altro po' più su volendo, sì. Ok, ragazzi, allora, siccome la live è terminata, perché sono anche le 5, non ti riesco dalle palle. Che grave questa cosa, bisbetica. Ok, è la fenice più piccola che abbia mai fatto, ragazzi, ve lo dico. Però mi sta piacendo, perché non le faccio mai così piccoline. Ora metto che vi guardo in cam. Aspetta, Nini. Ragazzi, allora, la fenice è questa. Grazie, grazie. Volevo farvi vedere finalmente l'Hampus. La live è finita, quindi ve la posso far vedere. Mi sono ricordato. Siete pronti? Fatemi un countdown. Un countdown da 10. Partite da, a contare da 10. 9. Questa sera lo pubblico su Instagram. 7. Però dovete vederlo qui, perché voi siete gli affezionati. In anteprima dovete vederlo. 6. 5. Anche se faccio poca pressione. Sì, adoro. Pronti? Io ve la faccio. È finita la live, sì, tesoro, aspetta un attimino. Cominciate a contare. Io ve lo voglio far vedere perché sono innamorato. L'ho messo qua a terra, sembra vero, raga. Mi sono girato e pensavo fosse un gatto. 4, 3, 2, 1. Ciao a tutti, ragazzi. Ho aggiunto anche una pietra magica, perché adoravo questa cosa di che avesse una pietra. Ed è qualcosa di assurdo, la coda che sembra un gatto. Cioè. Non ho capito cosa, non hai capito, non fa niente, capisci adesso? Cioè, è super movibile, lo mettete come volete. Cioè, ragazzi, è da abbracciare tutto quanto. È morbidissimo. Io ho fatto anche la testa morbida, in modo che, a parte che c'è la luce troppo forte, quindi non lo vedete bene. Aspettate che abbasso un po'. No, questo è per farla più calda. Ok, questo è il suo vero colore, ragazzi. Guardate qui. Poi l'ho pettinato, l'ho tutto. E a lui, rispetto a Tronus, io ho fatto proprio una sorta di morbidezza qua sotto. È bellissimo, è super morbido. Le zampe poi che si muovono, lo metti come vuoi. Tipo adesso se lo metto qui, se c'ho qualche cosa che si sposta, me lo poggio qui. Dov'è? No, c'ho un miliardo di cose dove scivola adesso, per esempio. Gli alzo la testa. Gli metto il busto un po' più su e lui mi guarda. E stiamo. Mi stava guardando, giuro. Mi stava guardando. E mi vuole sempre tipo toccare, no? È bellissimo. Poi se lo riesco a mettere bene, perché va posizionato per bene. Oh. Sì, hai ragione. Non hai la coda che pure ti fa mantenere meglio, che è pesante. Eccolo qua. Piacere. Sembra vero, ragazzi, io lo amo. Tra l'altro stamattina pensavo di volerlo un po' rasare perché non è finito, ma sinceramente io lo lascio così perché come si chiama?
Tronus l'ho rasato un pochettino. Sì, da Labyrinth, un po' da altri film, da dove vuoi, insomma. Se mi chiamano che lo usano come personaggio per un film, mi fa piacere lo stesso, voglio dire. Ah, le alette, le avete viste? Sono sia così che così da dietro. Sono attaccate che sono attaccate, però sono molto mobili, in modo che comunque prendendole in braccio si muovono anche un po'. Il panciotto rosa, bello morbido, guardate qui. Sì, è bellissimo, lo amo. Lo amo all'infinito. Più di Tronos. Lo amo più di Tronos. Eh sì. Mo adesso vado a fare un po' di fotografie prima che cala il sole, che già sta calando. Ci vediamo domani, credo, in diretta. Domani è domenica, ragazzi, quindi non penso ci sia la live. Mi rilasso anche io un pochettino. Ci vediamo lunedì con la live. Sì, Nini, è morbido. Guarda. Dentro c'è l'armatura ovviamente, però perché lo puoi col fil di ferro lo metti come vuoi, lo metti seduto, ti è. Metti le manine come vuoi. Oh. Lo amo all'infinito! Sì, lo adoro. Cosa ora, Carlotta? No, lascialo così. Ora. Ora, cosa? Comunque, ci vediamo lunedì alle 16. Se Nina fa la live alle 15, sì, verso le 16 è qualcosa, insomma. Grazie cuore, grazie mille. Vado a fare un po' di foto all'Ampus. Ciao a tutti e grazie mille ancora. Ci vediamo alla prossima live. Ah, aspettate che mo' c'ho le mani impegnate. Siediti un attimo. C'ha la coda tipo un gatto, tipo di quelli lì cicciotti. Ciao, grazie mille. Un bacio e acchiappateville, come dico sempre io. Ciao.